not touch your face. Ah, questa l'ho fatta un po' sexy, eh? L'ho sentito, Mauro. Allora, vergognati. Allora, bentornati in diretta con Sabato Trippa. Dai, Baraghino, su, per favore, sì, tra noi, sì, tra noi. Questi erano i Liquido con Narcotic. Una veramente splendida, una splendida canzone, splendida canzone. Pieno clima anni 90. Una band alternativa tedesca, alternative rock, di Heidelberg sono, non so se... Come no? Ti ricordi quando siamo andati? Certo, siamo andati lì vicino a Tunisi. Ridente cittadina dell'Oltrepò Pavese. Immagino quanto possa essere ridente. Dell'Oltrepò Pavese. Si fanno dei grandi e ottimi birra, si distilla della grande birra. Comunque hanno fatto più di un decennio di storia, però le canzoni che ricordiamo sono praticamente solo due, ovviamente. Eh certo, una è Narcotic e l'altra è Narcotic. No, l'altra non mi ricordo, Ordinary Life, sbaglio. It's Ordinary Life, bellissima, fissa sempre alla numero 4 dei CD di Baraghino. Sempre numero 4. Io metto sempre quella perché dopo ci sta delle cose. Sento come una presenza. Una presenza, la sento. Franco, la sento. Deve danzare alla Vanecchia. Perché ogni volta fa il siciliano? La trinagria. Pronto? Ah, questo è veramente... Ah, fatimo solo un regalo, dai, dimmi un'altra. Basta. Allora, Paolo, è scontatissimo. Prima il saluto a me. Pleonastico, ciao, quasi Davor, dire. Ciao Paolo. Ciao, dopo che ha salutato il grande Davor Vugrinec, detto anche Luca, così, sì, praticamente. Dagli amici. Allora, questo Alessio non è il muro del pianto. Quello che hai sentito era un pizzone per Baraghino. Paolo, cosa ci racconti? Oggi sei impegnato sui campi, però verso più tardi. 16:30, big match, ricordalo, i ragazzi della Romana affronteranno. Sì, un consiglio veramente a chi non ha niente da fare nel fine settimana, di presentarsi all'impianto Fulvio Bernardini di Pietralata. Sporting Roma, Romana Calcio. Mazza, come Fulvio Bernardini? Vabbè, Fulvio Bernardini che dà scuola all'Argentini, insomma. Esatto, proprio lui. Anche però... l'impianto di Pietralata è stato intitolato il nome da, da questo grandissimo ex giocatore della Roma e anche della Lazio, possiamo ricordarlo. Sì, ha fatto tutte e due. Appena è stata fondata la Roma, ha deciso, guarda caso, di spostarsi dalla parte buona del Tevere. Strano che faceva il commento a 20 giorni dal derby, devi essere sempre, no? Come al tuo solito, stai a postare tutte cose invece di mantenere un profilo basso come ti ho consigliato più volte. Paolo, come avrai capito, noi stiamo parlando della Bundesliga, questo campionato splendido. Bistrattato, esattamente, esatto. Bistrattato poi negli anni 90, e invece secondo me ha avuto sempre compagini di livello, almeno le prime 2-3. Ma tra l'altro, il campionato non era un granché. Sì, scusami, voglio subito fare raccontare non è un aneddoto. Dire loro ci hanno superato, non riesco a parlare comunque. Lasciamo. Sì, vabbè, è il solito problema del sabato. Comunque, loro ci hanno superato nella classifica ranking UEFA, sì. FIFA, no? E adesso ci supererà anche il Portogallo. Ma a brevissimo, no, non ci posso credere. Quindi ci toglieranno l'ennesima squadra. Ma quindi l'Europa non sarà nostra, l'altri fuori. Perché il Benfica non sarebbe dovuto passare col Fenerbahce, invece è passato e quindi ha passato come direbbe Zio Michele. Ha passato e quindi adesso ci ha superato nel ranking FIFA. Zio Michele è acceso tifoso del Borussia Mönchengladbach. Accesissimo, sì. Accesissimo tifoso del Borussia Mönchengladbach. Ultras. Te fidi, che voleva dire Riccardo? Allora, Paolo, te fidi. Paolo, abbiamo divagato abbastanza. Allora, vorrei che tu entrassi in scena parlando di una delle squadre, insomma, più forti adesso, più in voga. Dobbiamo parlare del Borussia Dortmund. Ma no, io pensavo più... Forse no, della squadra di Monaco, squadra che attualmente è su tutti i giornali. Ah, certo, esatto. Bayern Monaco. Chiaramente il Monaco 1870. Ah, beh, chiaramente. Che bello, basta, ragazzi, sta comunque sta stronzata rotta. No! No, non si dice. Ogni volta. No, che Paolo poi, attacca perché ci tiene quando... Che poi il punto, no, lo sai oggi, anche oggi lo sai che cosa tengo particolarmente a dire. Lo so benissimo, però... Guarda, fai tu, se vuoi parlare subito del 1800. No, rispetto alla scaletta, poi parliamo prima del Monaco 1860. Vai, perfetto. Che chiaramente il contatto tra Roma e Monaco 1860 è rappresentato da un grandissimo ex giocatore giallorosso, Thomas Hessler. Ma vabbè, ragazzi. Tomasino Hessler, gol. Tomasino Hessler, gol. Che sei re dei re. Ti ricordi quando ho fatto outing? Che ho detto, da piccolo io ero romanista e avevo la maglietta di Thomas Hessler. Thomas Hessler, poi così incensato questo giocatore. Paolo, scusa, non so se puoi suffragare questo che dico.
ma Salzano era molto più forte. Ah, certo. Fausto, Salzano, perché Salzano? Salzano. Ah no, quella è Salzamo. Salzano. L'abbiamo ripetuta. Fausto Salzano. Il 75% Mauro. Delle trasmissioni, però fa sempre abbastanza. Però di social. Social. Comunque, al 75esimo usciva Esler e entrava Salzano. Con questi calzettoni abbassati che mi ricorda anche un po' Marzivori, devo dirlo tutto. Luca Sivori. Salutiamo Luca Sivori. Ci ascolta tutti i giorni. Adesso fa il secondo a Roberto Mancini al Manchester City. È l'unico cui Mancini ancora non litigato. No. Sono rimasti lui e Platt. Lui e David Platt che non ha ancora litigato. Non certo sappiamo. Adesso vi dico una grandissima somiglianza, la sentisse male. E calla, vai. Siamo l'altro giorno al campo, ci stavamo a sentire male. Prego. David Platt è identico, se lo guardate bene, a Angelino Alfano. Ma non è vero. No, non è vero. Pare un po' più Mirko Conte a sto punto. Comunque complimenti alla bellezza di Marchignos, sì, perché un bel rientra ragazzo. Tra i giocatori veramente brutti da tra storia. I più belli della Serie A. Peccato che vorrei essere brutto come lui e... Ma lo sei, Alessio. Lo sei, quindi... non c'è problema, lo sei. Cioè, allora, non no, dovresti no, volere essere. Avete parlato Rich e cosa? Rich da mare. Ieri ho visto Fitch, Mick, Fit, Kit. Ragazzi, che cazzo sono? Allora, non parliamo di sindaci, di Alfio Marchini, alias Ridge. Arfio Marchini. Arfio. Grande, Arfio. Arfio! Allora, ragazzi, stiamo troppo vaneggiando. Allora, vai con questo Monaco 1860, Paolo. Vaneggia in contrada. Monaco 1860 è la squadra più antica del mondo, penso, come lo dice la data stessa di nascita del club, che in tutta la storia del club, da quando è nato il Bayern Monaco, solo una volta nella storia del campionato tedesco è riuscita ad arrivare sopra ai cugini, quindi c'è cioè, un'inferiorità proprio che anche se andate a Monaco è latente nella città questa, si sente, questa rivalità tra i due club. Un po' tipo Rayo Vallecano. Beh, però ha fatto parecchia bill l'860. Anche attualmente, sì, a metà classifica in Serie B, che però c'è il presidente, l'unico società che c'è il presidente del Qatar, povero, che non gli ha comprato qualunque cosa, ma sta tenendo un profilo basso. In attesa di tempi migliori. Vabbè Paolo, noi abbiamo americani poveri uguale. Ancora, sì, ma se voi andate lì, vedete una squadra che gioca all'Allianz Arena, che è uno penso degli impianti più belli che ci sono in Europa. Anche se una Paolo, maglietta sponsorizzata Aston Martin, il presidente del Qatar, e sono dodicesimi in Serie B tedesca. C'è qualcosa che non va. No, Aston Martin. Dilhoven, i Leoni. Comunque, sì. Piccolo aneddoto sullo stadio, sull'Allianz Arena. Mi è stato raccontato poco tempo fa che da quando è stato costruito, siccome è molto vicino all'autostrada, sono aumentati in maniera esponenziale gli incidenti, perché la gente si ferma, cioè, rallenta troppo e si ferma per guardare. Ci sono i cartelloni 3x6 identissimi. Ma no, ma perché vicino allo stadio, sai, no? Calla, ci stanno, quelle che aspettano l'altro. Luce a San Siro, quella sera. Paolo, anche se l'Olimpia Stadium devo dire che ha un fascino tutto particolare con quella densa struttura. Però certo, la pista atletica, eliminarla sarebbe un buon auspicio per tutti gli stadi. Ma guardate, il labirinto qua. Un grande labirinto, questo è anche Andischi, questo lo vendi, ci compri casa. È un tiro. C'è il Sidney Viola. No, ecco perché stiamo vedendo la Fiorentina, si è uscito così. Con la Viola, la Viola. Paolo, allora passiamo direttamente, dai. Facciamo questo salto, andiamo subito al nord-est. Bravo. Ecco. Vogliamo andare, andiamo diretti a Dortmund, al Westfalia Stadium. Perché adesso è facile, no? Adesso è facile che tutti si scoprono grandi tifosi, grandi appassionati. Ma non lo sanno qual è il vero. Bravo, ma non lo sanno chi negli anni 90 andava in giro bomber ghiaccio, quello con l'interno arancione e sciarpetta del Borussia Dortmund dentro. Esatto. Cioè, allora, almeno dove sono andato io non eri nessuno se interessi così. Assolutamente. Allora, ovunque. Ragazzi, manco ti guardavano. Se a Viale Marconi non andavi con le zone, un pantalone, un jeans stretto chiarissimo, il bomber ghiaccio ecco, bomber bravo. Ghiaccio e con la sciarpona il Borussia Dortmund. Beh, aspetta, non ghiaccio nessuno, non è detto. Ragazzi, anche nero. Eccoci. Questo è un episodio sul Tagadà te facevano salire. Senza sciarpa del Borussia non salì. Povero, è impossibile. Ma possiamo dirlo che il Borussia, più che una squadra qui a Roma, forse non lo sanno lì, non lo sanno lì in Westfalia, però è uno stato simbolo. Cioè. Sì. Adesso una cosa che ci teneva a dire, un flash che ci ho avuto sul Borussia Dortmund, non so se ne avete già parlato, quell'incredibile Borussia Dortmund Lazio
in cui al 42esimo del primo tempo Boxic esce di corsa dal campo, ma non a bagno. No, assolutamente. Allora, questa è una leggenda del bagno. Io sapevo poi da fonti attendibilissime che si trattava di un'infiltrazione al ginocchio. È andato palesemente in bagno. Sì, è andato palesemente in bagno. Credo che l'ha dichiarato pure lui. Allora, credo di sì. Paolo non ha fatto però come Lehman. Non so se ti ricordi che scavalcò i cartelloni pubblicitari, si accovacciò e fece dei bisogni. Si accoverciano. Ma no, ma quello è un problema di autoerotismo che si presenta durante la partita. Attualmente anche Gary Lineker, famoso centravanti dell'Inghilterra degli anni 80, ha dichiarato che Italia 90 si nascose dietro un cartellone pubblicitario per fare la cosa grossa. E dopo questo, a tra poco. Dopo Paolo, questo, un attimo di pausa. Rimani con noi, Paolo. Rimanete con voi, con noi pure. Con voi, Struz. Struz, si svaiare, Ias, che spiel, sen spiel. Isima Ferlez. Basta, Erlaube, Struz.